Un precedente pericoloso per l'Abruzzo. Ognuno da oggi in poi potrebbe fare quello che vuole col lavoro qui. Sì, è un precedente pericolosissimo, perché per la prima volta in Abruzzo, in Abruzzo ma secondo me anche in Italia, un'azienda non ha rispettato la procedura prevista dalla legge per licenziare le persone. Hanno caricato i camion e poi hanno mandato l'avvio della procedura. Ma la cosa che mi fa star male, che mi vergogno di essere abruzzese, non per l'Abruzzo che è bellissima, no? Ma perché come sistema abruzzese non siamo riusciti a difendere i lavoratori, nel senso che c'è stato uno sgombro stanotte alle 3 di notte firmato, non lo so, penso dalla prefettura, in cui 30 poliziotti hanno spostato 5 donne, permettendo a un'azienda di non rispettare la legge. Quindi ha reso vano tutti i nostri tentativi di difendere il lavoro, di cercare di trovare un accordo con l'azienda, così come ci prevede la legge, che ci dà 75 giorni prima che scatti il licenziamento. Infatti i lavoratori hanno appena ricevuto un SMS che dice che loro saranno retribuiti per i 75 giorni, ma di fatto toglie al sindacato, ma non solo al sindacato, perché dopo i 45 giorni si passa anche a livello istituzionale, anche alla regione e al governo, la possibilità di trovare una soluzione alternativa al licenziamento. Noi però continueremo il percorso, perché queste lavoratrici hanno bisogno di avere una risposta, e chiediamo soprattutto alle istituzioni, quindi alla Regione Abruzzo, di farsi carico di questo problema. Dobbiamo cercare di trovare un accordo di reindustrializzazione di questa azienda, quindi bisogna trovare un'alternativa a queste lavoratrici che hanno pagato un prezzo altissimo per l'impotenza da parte del sistema Abruzzo, che ci metto tutto, di trovare una soluzione. Quindi io avevo chiesto un incontro al prefetto 2 giorni fa, non abbiamo avuto risposta. La risposta è stata 30 poliziotti, ieri mi era stato detto che non c'erano problemi di ordine pubblico, la sera mi era stato detto che stamattina avremmo fatto l'incontro. La risposta è che sono stato svegliato dicendo: guarda, sono venuti 30 poliziotti e hanno fatto uscire i camion. Non è questo che ci aspettavamo dalle richieste fatte alla prefettura.